Mi piace pensare alla poetessa Wisława Szymborska come ad una donna del Novecento che ha attraversato il secolo buio con grande lucidità e passione, passando da studi di tipo sociologico, letterario, ma soprattutto guardando al reale attraverso i suoi attraversamenti, anche esistenziali. In una Polonia che cambia volto. Il riconoscimento degli anni 90 del premio Nobel per me è particolarmente significativo perché raggiunge una donna del Novecento che lo ha attraversato con lucida consapevolezza e con uno slancio poetico nuovo. Ormai la separazione tra la scrittura poetica e quella in prosa va assottigliandosi. La perdita del metro, della metrica obbligatoria, non toglie nulla allo slancio creativo della scrittrice. Si può anzi rinvenire una musicalità e una misura anche nel suo verso, quasi prosaico. Eppure vince il Nobel. Questo ci deve interrogare su quello che è il compito del poeta. Il poeta, la poeta, non deve rincorrere un obiettivo astratto. Deve comunicare, se ne è capace, nell'impeto, nell'empito della scrittura, qualcosa che è necessario comunicare. E lo deve fare chiaramente attraverso un uso sapiente della lingua, un uso che si radica nella frequentazione della lingua stessa, perché la lingua è già in sé un corpo vivo di cui ci si può innamorare, servire e si può padroneggiare esattamente come il nostro corpo.